L'opera nasce come forte opposizione a questo spazio che per me non aveva orizzonti. E quindi ho deciso di usare un'arma d'assalto vera e propria, perché in realtà simula un ariete che in qualche modo io spingo verso la parete di fondo del maxi per buttare giù sto muro e trovare la via di fuga. Questo è il senso di questo lavoro. Realizzare un'opera così all'interno del museo apre una prospettiva importante sulle potenzialità dello spazio espositivo. Questo non è un modello, non è una replica, è un'architettura, un pezzo di teatro, una macchina scenica, una casa realizzata nella sua scala reale, nemmeno tanto piccola, all'interno del museo. Quindi è un esperimento di architettura e di arte realizzato dentro il museo. Ovviamente questo ariete poi si scompone, si apre, come molti dei miei lavori di architettura, accogliendo all'interno il visitatore, quindi diventa, cioè parte da essere un'arma d'assalto e quindi molto aggressiva e diventa invece uno spazio che accoglie. L'opera In collisione di Maria Giuseppina Grasso Cannizzo è ancora una volta un esperimento molto importante per il museo, perché racconta come il museo non deve semplicemente esporre l'architettura o l'arte, ma la produce, la realizza, la installa nella sua scala reale, cioè crea concretamente l'esperienza di uno spazio, addirittura di uno spazio in movimento, quindi una possibilità di ragionare su quello che è oggi, peraltro un'architettura dentro un'altra architettura, quindi mette insieme moltissimi dei significati più importanti di quello che rappresentano oggi sia l'architettura che la sua presenza dentro un importante museo di arte e di architettura contemporanea come il nostro.